Buongiorno. Oggi iniziamo un po' più tardi e mi sa che finiamo anche un po' più presto. Oggi parliamo un attimo di medicina perché sapete che dopo la laurea in psicologia ho fatto un master a medicina in psiconeuroendocrino immunologia, che in sostanza è medicina integrata, cioè è quella branca della medicina dove si va ad analizzare tutto quanto l'insieme del sistema uomo. Quindi non è che si va a separare, come spesso accade nel mondo medico, la parte dell'intestino dalla parte neurologica alla parte miofasciale e cose di questo genere, ma si considera l'essere umano come un insieme unico, un insieme che è fatto di psiche, che è fatto di soma e quindi è fatto di corpo e materia, ma è fatto anche di pensiero, di atteggiamenti, di comportamenti e di come questi due vicendevolmente si condizionino, si danneggino o si potenzino. Dipende da chiaramente come li fai funzionare. E questa cosa mi ha portato poi a fare un master in neuroscienze, come molti di voi già sanno, e essendo da sempre appassionatissimo e praticante di crescita personale in tutti i suoi aspetti, non potevo non continuare a cercare informazioni utili per migliorare la mia vita e quella delle persone che mi stanno attorno, perché penso che sia basilare poter portare un po' di ricchezza, un po' di luce lì fuori. E in questo percorso chiaramente ci sono vari tipi di approccio, alcuni un po' più formali, come per esempio nel mondo della psiconeuroendocrinologia, UPNEI, abbreviato, dove il mio mentore, nonché relatore di tesi, Francesco Bottaccioli, creatore e ideatore della psiconeuroendocrinologia, porta avanti un lavoro accademico e di ricerca davvero molto notevole, molto 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 molto. Anche la figlia ora sta seguendo le orme del padre e questo è un bene. Sono molto contento perché il loro approccio è molto, diciamo, formale, se possiamo dire così. Invece, dall'altra parte, ci sono altri tipi di approccio, un po' più, se vuoi, come possiamo definirlo? Comunicativamente, diciamo, più aperto, meno incravattato, esatto, ecco, un po' casual. Eccolo qui, sì, casual, casual è il termine corretto. Un approccio un po' più casual, e questo è il caso, per esempio, del dottor Prinzi, Gabriele Prinzi, palermitano, non so se di acquisizione o anche di origine, però comunque siciliano. E il dottor Prinzi condivide con me una grande passione, che è quella per il microbiota intestinale. Noi siamo ospiti, in realtà non il contrario, noi siamo ospiti di una creatura meravigliosa che ci riveste completamente su tutta la nostra pelle, ma soprattutto in tutta la parte interna, quindi in tutto il tratto digerente e il tratto gastrointestinale. Noi abbiamo un essere vivente enorme, cioè che adesso sinceramente non vorrei dire una boiata, quindi non la dico, ma ha la quantità di cellule, ciao Paola, la quantità di cellule del microbiota è smisuratamente, quando dico smisuratamente vuol dire, adesso
Immaginati un per 10, per 10 volte il numero delle cellule del corpo umano. Quindi, fortunatamente, negli ultimi anni si stanno facendo molte ricerche sul microbiota, perché si è visto come questo vada ad influenzare la salute, lo stato mentale e condizioni anche proprio lo sviluppo, l'insorgenza di patologie che prima non si collegavano minimamente al microbiota intestinale. E quindi un sacco di ricerca, un sacco di studi, un sacco di scoperte affascinanti. Il dottor Prinzi condivide con me questa cosa, come condivide con me anche l'immensa passione per alimentazione e integrazione alimentare, quindi tutto ciò che è i nutrienti, il carico dei nutrienti, i mattoncini che costruiscono il nostro corpo e governano il nostro metabolismo, e tutte le best practice alimentari che una persona può seguire per, diciamo, far funzionare meglio la macchina uomo. Perché tutto questo preambolo? Perché oggi succederà una cosa veramente molto divertente, nel senso che ieri ho accompagnato Alessandra all'ospedale perché doveva fare una visita che è quella sul carico glicemico orale. In poche parole, le donne incinta, non necessariamente tutte, ma diciamo dipende molto anche dalla ginecologa, le donne incinta possono sviluppare una patologia temporanea più o meno che è il diabete gestazionale. Quindi questa resistenza insulinica, se così possiamo dire, o comunque un problema collegato all'assorbimento del glucosio nelle cellule, fondamentalmente, quindi produzione di insulina e tutto quello che ne consegue. Questo tipo di patologia che si viene a sviluppare può essere determinata da vari motivi, da varie cause, uno dei quali può essere chiaramente un indicatore di rischio, può essere l'età e il tipo di alimentazione, il tipo di stile di vita, il peso della mamma, caratteristiche magari genetiche e quindi una predisposizione che magari arriva da prima, quindi dai genitori. Nel nostro caso siamo fortunati, nel senso che non abbiamo nessun tipo di storico a livello familiare, né dalla parte sua né da parte mia, però vogliamo anche essere certi che il bambino stia bene e che si sviluppi sano, delle dimensioni giuste, del peso giusto, eccetera eccetera, perché c'è da dire che il problema anche del diabete gestazionale determina una crescita notevole del feto e questo può causare dei problemi alla mamma, come potete immaginare, problemi a cascata di diverso genere. Quindi andiamo all'ospedale, arriviamo lì alle ore 8, puntualissimi. Alessandra entra in diabetologia e va a fare la visita prescritta, che è la visita diabetologica per la mamma futura. Quindi entra, le fanno i prelievi del sangue, che sono prelievi del sangue a stomaco vuoto, per vedere l'indice glicemico, la glicemia in stato di digiuno. Poi le fanno bere i 75 ml, se ricordo bene, sì, di glucosio, ml o cl, no, cl sarebbe troppissimo, no, ml
di glucosio e attendono un'ora. Dopo un'ora le fanno il prelievo e misurano se la glicemia della mamma è entro un certo tipo di parametro. Dopo 2 ore vogliono vedere la curva come è scesa e quindi li fanno un altro prelievo. E questo è semplicemente come funziona quel tipo di esame. Cosa succede? Che da questo esame ti dicono subito se c'hai qualche parametro che è fuori scala. E quindi ti avvisano subito e ti dicono: ehi, guarda che ci picchia, magari c'hai 10 punti in più. Però sai, oggettivamente un esame che ha i parametri non precisamente entro norma a casa mia, per le impostazioni, diciamo così, se io faccio un esame e vedo che i parametri non sono corretti, la prima cosa che faccio è rifaccio l'esame, nel senso che possono essere successe mille cose, può essere stato dettato da un errore, una svista, un problema magari legato a quei giorni, all'alimentazione di quei giorni, un problema legato a un fattore contingente, può essere qualsiasi cosa, come può essere anche che il problema effettivamente ci sia. E quindi cosa c'è da dire a tutto questo? Che io, ma non solo io, perché molti altri medici la pensano in maniera identica, io, per quanto possa essere fastidioso, per quanto possa essere una rottura di scatole, io se non altro farei ripetere l'esame per avere la prova provata che effettivamente è così. Se ci pensi adesso, in un momento Covid che tutti quanti stiamo vivendo, cosa succede quando ti trovano con il tampone positivo? Che non è che prendono, ti mettono in croce e ti dicono: ah, sei positivo al Covid. Ti beccano positivo al Covid, la prima cosa che ti fanno è ti fanno un secondo tampone di sicurezza per confermare il primo. Giusto? Perché non fanno questo anche con gli esami, come possono essere quelli, nel nostro caso, del diabete gestazionale? Perché probabilmente è un po' una rottura di scatola. Porta via del tempo, porta via risorse, costa dei soldi, anche se in realtà tu lo paghi quell'esame, non è che lo danno gratis l'esame. Quindi uno dice: ok, vogliamo avere la certezza? Rifacciamo fare il test una seconda volta, perché insomma, se mi prescrivi il diabete gestazionale, caro dottore, io mi allarmo. Cioè, psicologicamente ti stai mettendo nell'ordine di idee che tu hai un problema, che sei malato e che probabilmente anche il bambino potrebbe essere malato. Quindi il fatto di diagnosticare così in maniera veloce e, se vuoi, anche un po' superficiale da parte mia una patologia è molto rischioso. È molto rischioso psicologicamente, perché la persona diventa psicologicamente un malato nella sua testa, quindi comincia a farsi le paranoie, comincia a preoccuparsi, sale il livello d'ansia, produzione di cortisolo a manetta, e sappiamo poi che il cortisolo va a aggredire il sistema immunitario, riducendo il sistema immunitario. Quindi a quel punto, a cascata, possono succedere mille cose. Quindi dico, visto che una diagnosi come quella del diabete a una persona che il diabete non ce l'ha mai avuto, ma che potrebbe averlo, perché è in gravidanza, quindi giustamente potrebbe averlo, è una cosa non da prendere sotto gamba, io, come altri medici suggeriscono, avrei fatto ripetere il test. Però questo è un mio punto di vista, per sicurezza. D'altronde, ripeto, anche adesso e soprattutto adesso che siamo nel momento così delicato per il Covid, se tu sei positivo,
ti fanno che cosa? Il secondo tampone. È vero che costa meno, è vero che è più veloce, è vero tutto quello che te pare a te, ma è anche vero che così almeno hai la certezza che la persona sia veramente positiva e che non sia un falso positivo. Quindi, detto questo, la cosa buffa è che dopo un'intera mattinata di rilievi, visite, eccetera, 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 paghiamo il ticket, torniamo a casa, chiamano e subito la spaventano dicendogli guarda che ci sono dei parametri che non, eccetera, eccetera. Domani mattina, cioè oggi, immediatamente devi venire su dalla diabetologa. Perché la diabetologa ti deve dire cosa devi fare e ti deve dare la dieta. E qui inizia il momento divertente. Perché? Perché anche cercando in internet, adesso potete controllare voi stessi, cercando in internet troverai che ci sono dei consigli sulla dieta in caso di diabete, che sono dei consigli degli anni 80, quando sia l'associazione dei cardiologi, sia l'OMS, sia mille altre associazioni di medici davano delle indicazioni sull'alimentazione basate sulle nozioni e sulle convinzioni di quegli anni. Quindi stiamo parlando di mangiate i carboidrati, non mangiare gli zuccheri e questo e quest'altro, quando se tu vai a vedere veramente la bibliografia scientifica attuale, oggi, adesso, le ricerche scientifiche cosa hanno dimostrato, e basta che vai su PubMed perché le trovi tutte e è gratis, in inglese però, troverai che negli ultimi 20 anni è stato scientificamente dimostrato, ma scientificamente sottolineato 2 volte, che non sono per esempio i grassi che ti fanno ingrassare, ma sono i carboidrati che ti fanno ingrassare, carboidrati che vanno a influenzare l'indice glicemico, che ti fanno pendolare su e giù il diagramma. Quindi mi raccomando, non assumere zuccheri, mangia leggero. Cosa cavolo c'entra mangiare leggero? Cosa cavolo c'entra non assumere grassi? Tra l'altro, parentesi, stiamo parlando di diabete gestazionale, stiamo parlando di un bambino. I mattoncini che compongono la materia, il cervello, sono grassi. Sono i grassi buoni, ma sono grassi, sono lipidi. Cioè, i mattoncini che compongono le cellule sono grassi, e tu mi dici non mangiare grassi, ma siete fulminati. Cioè, ovvio che c'è grasso e grasso, ma guardando le direttive e le indicazioni delle diete che voi state prescrivendo, cioè, sarebbe da prendere, non dico a prendervi a calci, però da dirvi, cari signori, è meglio che cominciate veramente a documentarvi, a guardare le ultime ricerche degli ultimi 20 anni e non siate fermi agli anni 80. Perché state dicendo di quelle boiate che non stanno né in cielo né in terra, e queste boiate che state dicendo in maniera superficiale potrebbero anche causare dei problemi alle future mamme e anche ai futuri bambini che dovrebbero nascere, si spera sempre sani. Quindi il discorso di top dei top, o la mattina 2 fette biscottate con la marmellata, perché ma stai scherzando? Cioè, questa è un'indicazione per il diabete gestazionale, ma stiamo scherzando? 2 fette di fetta biscottata con la marmellata? Ma seriamente? Mi raccomando, mangia leggero, non mangiare grassi, ma seriamente? Olio d'oliva assolutamente, un cucchiaino al giorno, ma seriamente? Cioè, ma siamo davvero a questi livelli? Oh, mi raccomando, 175 grammi di pasta, pane, eccetera, eccetera, al giorno. Almeno 175 grammi. 175 grammi? Se hai il diabete gestazionale o se ti stanno etichettando come persona a rischio?
Ma state scherzando? Cioè, ma voi le ricerche scientifiche sulle diete low carbo e di come queste abbassano l'indice glicemico e di come queste risolvono il problema del diabete 2 di tipo 2, non le avete viste, non le ha lette neanche nessuno? Ma non vi documentate, cazzo! Adesso la cosa divertente è questa, che non sappiamo ancora che dieta verrà data e che indicazioni verranno date questa mattina ad Alessandra. Ma sappiamo che Alessandra andrà su, perché Alessandra andrà su a sentire cosa deve dire la dietologa, come è giusto che sia, assolutamente è giusto che sia. Quindi salirà, andrà a vedere che cosa dice la dietologa e si farà dare, come le ha già anticipato la dietologa, la dieta per una persona che è stato rilevato che sta sviluppando questo diabete gestazionale. Allora, noi fortunatamente a casa abbiamo la macchinetta per misurarti la glicemia e sappiamo quali sono i parametri entro cui devi stare per avere la glicemia corretta o non corretta. Quindi, fortunatamente, noi possiamo ogni giorno fare l'esame della glicemia e misurare, verificare e segnarci anche in un Excel, volendo. Cosa abbiamo prima del pasto come glicemia? Cosa abbiamo un'ora dopo il pasto? E cosa abbiamo 2 ore dopo il pasto? Per vedere se il diagramma è dentro il range o non è dentro il range. Quindi fortunatamente abbiamo quello. Fortunatamente c'è anche un'altra cosa, che io le ricerche le ho lette, le ricerche le leggo e come per esempio, avendolo citato il dottor Prinzi, ci documentiamo sulla materia scientifica reale, attuale, non quella degli anni 70 e degli anni 60. E quindi andiamo a vedere negli ultimi anni che cavolo hanno trovato. Quello che c'era è giusto, non è giusto, è cambiato, come è cambiato, cos'è cambiato. E questo è quanto. Quindi sono molto, molto, molto curioso di vedere che tipo di dieta le verrà prescritta. Perché se ci sarà scritto 2 fette biscottate con la marmellata alla mattina, io prenderò quel fantastico foglio della dieta e gli do fuoco e gli do fuoco in diretta. Cioè farò una diretta dove prendo la dieta della dietologa e gli do fuoco. Perché vuol dire che quella lì è ferma ancora agli anni 70. Tutto qui. Ma questo sarà divertentissimo perché mi divertirò un casino a farlo. Speriamo che sia scritto 2 fette biscottate con marmellata la mattina, così almeno posso fare la diretta e bruciare la dieta della dietologa. Perché vuol dire che quella dietologa non ne capisce un beneamato ciuffolo. Detto questo, buona giornata e arrivederci. E dopo vi aggiorno, guardate le storie perché vi aggiorno nelle storie.